Alla Galleria Capponi in Palazzo Panciatichi è in mostra un'opera dell'artista metafisico per eccellenza. Si tratta del cavallo con palafreniere che Giorgio De Chirico ha scolpito nel 1940. La mostra nella quale è ospitato si chiama A soli d'autore, perché oltre al cavallo di De Chirico espone opere singole di vari autori toscani non noti nell'arte figurativa. Elio De Luca, Antonio Possenti, Luca Linari. Una melodia di quadri e sculture contemporanee che ben si armonizzano con l'arte di De Chirico. Si conoscono solamente due esemplari di questa statua, molto simili tra loro. E data la fragilità del materiale con cui sono stati realizzati, la terracotta, che ne rende difficile la conservazione, è improbabile che ne esistano altri. Il cavallo con palafreniere del 1940 è una scultura piccola, alta circa 30 cm, e appartiene a un collezionista privato che ha concesso di esporla per la prima volta nella sede istituzionale del Consiglio regionale della Toscana. Si tratta quindi di un'occasione unica per ammirare questo piccolo capolavoro. L'ingresso alla mostra è gratuito. Da Palazzo Panciatichi, Chiara Valentini, CTN.